Bentornati all'appuntamento con la cucina di Rete 8. Oggi con grandissimo piacere torniamo a Civitella del Tronto insieme al grande chef giovanissimo Sabatino Lattanzi. Buongiorno, è un piacere avervi qui con me oggi. Un piacere per me, Sabatino, soprattutto perché qui vedo un prodotto che difficilmente utilizziamo in trasmissione. Ce lo vuoi raccontare? Allora, questa è una trota iridea, una trota che ho pescato io per questo evento di oggi e perché fa parte della mia passione che è la pesca, quindi, e mi faceva piacere presentare una ricetta a base di trota. Una trota iridea, tra l'altro, ecco, stavo riflettendo sul fatto che comunque pesci di lago comunque fanno parte del nostro territorio, però difficilmente si riesce a trovare un menù a base di questi prodotti, insomma. Sì, perché qui ci vuole molto più tecnica rispetto a un pesce di mare. Il pesce di mare diciamo che è un po' più facile, un po' più saporito, mentre i pesci d'acqua dolce sono, ecco, un po' più insipidi, hanno un sapore molto più standard, lineare rispetto a un pesce di mare. Non sentiamo questo grandissimo sapore, ma se lavorati bene riusciamo a dargli il giusto valore, quello che merita praticamente. E infatti, poi chi meglio di te, che sei uno chef bravissimo, chef dell'Hotel Zunica qui a Civitella del Tronto, posso dirlo, un posto veramente meraviglioso, bellissimo, e poi insomma che hai questa grande passione per la pesca. E quindi sì, puoi... Io praticamente sto lavorando con i ragazzi in cucina, stiamo lavorando un menù con tutti i piatti di pesce di acqua dolce, quindi a breve, sì, a primavera usciremo con questo nuovo menù. Stiamo lavorando, speriamo di fare una buona cosa, un buon lavoro con questi pesci. Anche perché bisogna in qualche modo, secondo me, creare cultura in questo senso, perché non tutti conoscono magari questi prodotti e soprattutto magari non tutti li apprezzano. Invece, secondo me, preparati nel giusto modo possono in qualche modo essere una vera scoperta, ecco. Sì, speriamo di incuriosire il nostro cliente con queste preparazioni simpatiche che andremo a fare. Allora, oggi come la prepari questa trota? Oggi faremo un carpaccio di trota iridea. Quindi partiremo da sfilettare la trota. È bella grande questa trota, Sabatino. Questa è una trota da mezzo chilo e ci facilita un po' il lavoro di sfilettatura. Credo sia stata una bella soddisfazione riuscire a pescare questa bella trota così grande. Ma questa per me è una trota abbastanza piccola. Addirittura? Ecco, sì, non... Solitamente noi peschiamo trote fino ai 7-9 kg. Addirittura, però ha delle carni bellissime. E questa diciamo che è una pezzatura proprio da porzione, perfetta per il ristorante. Ha proprio delle carni belle. Poi non è una salmonata, quindi è una carne abbastanza chiara, rosa. Perché la trota salmonata perché si chiama così? Perché ha un colore diverso? Sì, sono arancioni come i salmoni. Ok. Quello va in base alla... a quello che mangia un pesce, in base a quello che loro mangiano, poi prendono il colore della carne. Quindi se una trota si nutre di gambero, okay, il gambero è arancione, diventerà arancione anche questo pesce. Ha tante spine la trota? Ah, quelle di pancia che noi abbiamo scartato perché non ci servono a niente, sotto c'è pochissima carne. E poi le spine centrali che io adesso vado a rimuovere, praticamente non ci passo con il coltello, le lascio attaccate alla pelle. Così non stiamo a spinare per mezz'ora il nostro pesce. Ok, le spine sono qui, ho fatto due tagli, uno a destra e uno a sinistra, e adesso andiamo a prendere la carne che interessa a noi. Quindi noi stiamo facendo un carpaccio, andremo a fare un carpaccio. Sì, andremo a fare un carpaccio. Un carpaccio che poi vi spiego bene come lo realizziamo. Cavoli, che manualità. E quindi questo praticamente è un pezzo di carne, sì, senza spine, senza spine, perfettamente spinato. È un'operazione abbastanza semplice, però bisogna avere secondo me un po' di manualità per farla. Ma vabbè, diciamo che questo, ecco, il pesce è abbastanza grande, quindi... È un po' più semplice. È un po' più semplice, sì. Noi abbiamo i due filetti. Eccoli le qua. Spine le abbiamo lasciate attaccate qui centrali, eccole qui. Sì. E adesso lo vado a spezzettare così, ho dei trancetti. Ok. Ha un colore molto bello la trota, mi piace. Sì, ma quelle di fiume, le selvatiche, hanno tutto questo colore molto chiaro perché loro si nutrono solo di insetti, quindi vermetti che cadono in acqua, tutta una... Non trovano mai gamberi, non diventeranno mai salmonate. Ok.
Solo che noi per il rispetto delle nostre acque non andiamo a uccidere quei tipi di pesce, anche perché al ristorante non possiamo usare pescati fatti a noi. Io oggi lo uso solo per questa ricetta, Solo per noi di chef altrimenti in il pesce ha cucina. bisogno di una Certo, tracciabilità. assolutamente. Allora, una volta che l'abbiamo tagliato, noi facciamo delle porzioni di circa 80-100 grammi, qui siamo anche un po' più abbondanti. Chiudiamo il sacchetto sottovuoto come ho fatto qui precedentemente, lo chiudiamo. Con l'aiuto di un batticarne stendiamo il nostro pesce. Quindi una volta messo sotto vuoto andiamo a batterlo con un batticarne. A te piace il pesce di lago, il pesce di fiume in generale? A me sì, perché comunque fa parte un po' della mia cultura, di quello che mangio io a casa. Io pesco, quindi il mio zio era pescatore, siamo trovati spesso a mangiare pesci di lago. Però ultimamente non ne mangiavo più, anche perché con il fatto della pesca, che non mi piace uccidere pesci, l'ho sempre ributtati tutti in acqua. Ah. L'abbiamo steso così. Dopo Perfetto, quindi l'abbiamo reso molto sottile. che lo stendiamo, questo va battuto a meno 20. A meno 20. Lo abbattiamo e diventerà praticamente una lastra congelata di pesce. E io mi sono anticipato già questa preparazione. Due fasi, il pesce messo nel sacchetto, poi Sottovuotato. sottovuotato e battuto. E qui è abbattuto, E qui è una volta uscito sì, una dall'abbattitore. lastra di pesce ghiacciato. Perfetto. Ecco, questo è, io credo che questo sia un piatto che a casa possiamo rifare veramente Beh, tranquillamente, non è molto di. molto. Basta solo un Fino a sottovuoto. questo punto è veramente semplicissimo. Adesso tagliamo la busta. Senti, Sabatino, una curiosità, una cosa che chiedo a tutti i miei chef. Tu hai una compagna meravigliosa, che Sì. salutiamo, e una bambina bianca stupenda di 4 mesi che è veramente bella, bella come il sole. Ma a casa vostra chi cucina? Ma tutte e due. Ah, Tipo ok. ieri siamo stati insieme a casa, che io avevo il giorno libero, ha cucinato lei. Chiede di continuo, secondo te, io a volte gli dico di sì, a volte gli dico che le cose che fa non c'entrano niente, però diciamo che comunque è brava, Però le ecco, mangi lo ci si impegna, stesso, sì. sì, ma io le mangio volentieri. È un ottimo maestro, però è fortunata. Qualcosa ha imparato nel tempo, sì. Secondo me è brava. Sì, è molto brava, dai. Il nostro chef giustamente è esigente perché. Allora, qui questa è una pietra di fiume che io ho raccolto e mi sono fatto tagliare da un marmista, quindi per richiamare un po' tutto l'ambiente del fiume. Sì, ma che meraviglia! Proprio tutto è tema. Sì, tutto a tema. Mi piaceva ricreare un po' Bellissimo l'aspetto questo del piatto. fiume. Adesso ungiamo. E ci aiutiamo con un dito a spalmare bene l'olio su tutta la parte del nostro pesce. Certo che questo piatto secondo me deve essere buonissimo, poi alla fine le cose semplici sono sempre le migliori secondo me. Sono curiosa di vedere come andrai ad arricchirlo. Adesso un paio di lavorazioni particolari. Allora, qui abbiamo del sale Maldon, quindi un sale a scaglie Sì, che a me un po' piace più tantissimo. minerale. Questo sale mi piace perché dà proprio croccantezza ai piatti in generale. Sì, lui lo riconosci subito quando Sì. è un sale Maldon, lo senti, è Proprio per questa minerale in forma bocca, sì, anche. croccante, scrocchiarello sotto i denti. Sì, scrocchiarello, esatto. E qui abbiamo questa polvere che, insomma, io Questa facevo difficoltà a è una capire. polvere di limone bruciato, quindi limoni al forno a 200 gradi fino a quando non si bruciano, Ma quindi sono non c'è profumati, ma tempo. incredibile, profuma tantissimo. Questo ci Non ci si può aiuta pure a credere. sgrassare un attimino il palato dal pesce. È un pesce grasso? La Sì, è trapea? abbastanza grasso, sì. Mazza che capolavoro! Sembrerebbe quasi polvere di liquirizia O polvere di all'occhio. caffè. O polvere di caffè. Infatti io pensavo fosse caffè. Andiamo a mettere su tutta la parte. È profumatissima.
Quindi dobbiamo far bruciare i limoni e basta, insomma. Bruciare i limoni, li facciamo freddare e poi li frulliamo con un mini binner, un bimbi, qualcosa. Qui abbiamo del ribes nero, altro elemento che comunque nei corsi d'acqua troviamo spesso, sì. More, ribes, dei funghi pioppini. Sì. Anche questi. Ribes che li abbiamo fatto? Questo l'abbiamo semplicemente frullato e messo, l'abbiamo vabbè con un po' di agar agar per legarlo e l'abbiamo messo in un biberon. Adesso facciamo tre puntini. Uno, due e tre. Mi piace perché lo sta rendendo proprio ricco, poi con... Due puntini di maionese. Maionese fatta in casa, semplicemente uova e limone. Adesso i nostri funghi. Questi sono dei funghi che sono stati sbollentati e poi fatti in agrodolce. Finocchietto selvatico. Che a me piace tantissimo perché ha una freschezza unica, secondo me. Delle foglioline di acetosella. Le andiamo a posizionare proprio sopra i ribes. Sì. Wow, che bello, Sabatino. E il piatto è finito. Eccolo qui. Devo dire una cosa, vabbè, questo piatto mi piace particolarmente in primis perché comunque va a valorizzare un prodotto poco conosciuto, comunque poco utilizzato. Secondo poi perché è un piatto leggerissimo, quindi anche un apporto calorico veramente molto basso, sì, molto questo basso. Ne potresti mangiare 10 e esatto. Avere ancora fame. Esatto, e non avere problemi di calorie eccessive, ma soprattutto comunque è un piatto secondo me anche molto salutare per il fatto che insomma va anche mangiato crudo e quindi sì. Praticamente tutte le proprietà del pesce rimangono proprio lì. Io aggiungo lì. Della maionese appunto per ridare un po' di grasso, un po' di volume, un attimo pure le papille gustative. Perfetto, Sabatino. Riempire la bocca. Allora, grazie per questo piatto. Grazie a te. Anche domani saremo in compagnia del nostro chef, sempre qui da Zunica Hotel a Civitella del Tronto. Ci vediamo domani. I legumi è un alimento fantastico, contiene sia la fibra solubile che aiuta nella regolarità intestinale che quella insolubile che bada sui livelli di glucosio e colesterolo.